Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video di recensione. Ho alcuni prodotti che vi voglio recensire, quindi partiamo subito. Non sono tanti, però di solito questi video poi si allungano inesorabilmente e diventano delle cose titaniche. Giù nell'info box trovate la lista completa di questi prodotti di cui vi sto per parlare e partiamo subito. Allora, il primo prodotto di cui voglio parlare è questo monodose della BioPoint e la linea Chromatix Blonde. È un colore trattamento biondo, capelli biondi, chiaro o chiarissimi, si attenua in 4-5 lavaggi. Il colore che ho io è biondo miele. Qua ci sono due prezzi, ora non vi saprei dire quale dei due è quello veritiero, uno è 5,30, l'altro 4,24, è stato un regalo da parte di mia zia, cioè mi dice che si è spaventata. Allora, vediamo un attimo che c'è scritto qua dietro. Allora. È un trattamento colorante istantaneo, tono su tono, che in un unico gesto intensifica, nutre e ravviva il colore in soli 5 minuti. Sui capelli naturali, a me non far cadere le cose che dobbiamo recensire dopo. Sui capelli naturali, non ce la posso fare. Vabbè, devono rimanere giù, ha deciso di fare domino. Sui capelli naturali, dona riflessi brillanti, sui capelli colorati, ravviva il colore, nutre e ammorbidisce i capelli. Una formula innovativa a base di pigmenti diretti, fissanti del colore, acidi della frutta, idratanti, agenti condizionanti e cosmetici che migliorano la pettinabilità e nutrono il capello. Applicare sui capelli dopo lo shampoo, lasciare agire per 5 minuti, risciacquare accuratamente. Prolungando la posa si ottiene un riflesso più brillante e intensivo. Si attenua 2, 4, 5 lavaggi. È consigliabile l'uso, non mi dare baci in bocca. Ma io come devo fare con questo cannolino? Allora, si consiglia l'uso dei guanti allegati, non applicare sul cuoio capelluto irritato, ciglia e sopracciglia, può dare irritazioni allergiche, tenere lontana dalla portata dei bambini, a contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente. Applicazione monouso. È una confezione da 30 ml, all'interno non c'è più niente, c'era una confezione più o meno grande quanto la confezione esterna, più un paio di guanti di quelli monouso. Allora, l'ho fatto ormai più di 4-5 lavaggi fa e il risultato finale erano capelli più brillanti. Non voglio dire che mi ha colorato i capelli, però si è affogata. Ha avuto un effetto brillantezza molto visibile. Mi ha lasciato, ovviamente è una maschera, quindi mi ha lasciato i capelli molto morbidi, facili nel pettinare, facili nel fare la piega liscia. Ne vorrei provare un altro e prolungare la posa da 5 minuti effettivi che io ho lasciato in posa a 7, massimo 10, per vedere che differenza. Ma io come devo fare? Praticamente sono stata al lavoro e quindi ovviamente ora sono tornata e la mia zecca mi deve stare in braccio. Comunque, mi è piaciuto come prodotto, più che altro come maschera molto molto idratante. Come vi ho detto, vorrei riprovarla per tenerla in posa più tempo, anche massimo 10 minuti, tanto comunque è nutriente, non fa male. Per il resto, per il fatto del colore, per me ha dato tanta brillantezza. Secondo prodotto di cui vi voglio parlare è questa crema mani della Botanica Naturalmente, crema mani protettiva e vellutante con bioestratto di miele e olio naturale. Dermatologicamente testato, la texture pregiata di questa crema forma un film protettivo sulle mani in grado di proteggere dalle aggressioni ambientali. Gli oli naturali mantengono il corretto livello di idratazione e emollienza, mentre l'estratto di miele aiuta a preservare l'ottima
l'ottimale biofunzionalità cutanea. Estratto di miele, azione idratante e nutriente, oli minerali contribuiscono a mantenere il corretto livello di idratazione cutanea grazie alle preziose qualità emollienti. Allora, è un contenitore da 100 ml. È una crema, ora ve la faccio vedere sulla mano, biancastra che si lavora abbastanza. C'ho una macchietta sulla mano, che è un fondotinta correttore, che tengo? Bah. Comunque che si assorbe abbastanza rapidamente, non è fastidiosa sotto questo punto di vista, lascia effettivamente un film protettivo sulle mani, specialmente ora che siamo appena usciti dall'inverno, però l'ho usata durante il periodo invernale, mi ha aiutato tantissimo. Lascia sulla mano, non so se si vede, come se fosse questo film fa ringiovanire, non so come dire, quasi ringiovanire la mano perché la nutre molto bene. L'ho usata anche sui piedi e mi ha nutrito bene sia le cuticole delle mani che sono più facili da nutrire, sia quella delle unghie dei piedi. È un prodotto da un buon profumo, non fastidioso, mi piace anche come usato in modo abbondante per fare gli impacchi con i guantini di cotone. È una crema a un prezzo molto abbordabile, io l'ho presa all'MD e dovrebbe costare intorno alle 2 euro, quindi abbordabile come prezzo ed è buona, mi sta piacendo molto. Terzo prodotto di cui voglio parlare è un prodotto cosmetico, è la Defining Powder Studio Scalp della MAC, è una cipria, non ho il numero qui sotto perché è stato un'adozione da parte di un'amica che aveva sbagliato la colorazione e quindi me l'ha mollata. Dentro c'è un bello specchio e oplata, questa è la cipria all'interno. Non so se si vede, aveva delle righine sopra che ora sono andate, ovviamente stanno sparendo perché la sto usando. Questo è il suo colore. Per quanto riguarda il colore, forse è leggermente chiara anche per il mio colore, è leggermente scura per il mio colore, però usata con un pennello molto largo, fissa e non altera il colore della pelle. È un regalo, quindi a caval donato non si guarda in bocca. Mi sta piacendo molto, fissa benissimo i prodotti in crema che metto. Io al momento sto usando la DD Cream di Galenic, vi lascio la recensione giù nell'info box. E ovviamente i correttori per le occhiaie, i vari correttori per le imperfezioni, li fissa benissimo. Lascia un effetto non del tutto opaco, però un effetto di pelle molto naturale, non truccata, non dà quell'effetto cipriato eccessivo, ma un bel effetto sì, di pelle nuda, mi piace molto sotto questo punto di vista. Non so se in confezione era previsto o meno un piumino, io l'ho dovuto comprare a parte e lo recensisco, anzi subito ora. Ho comprato un semplice piumino da pochissimo, 50 centesimi della Liabel, però non so se si vede. Non l'avevo la cipria a portata di mano, ma è più grande del contenitore, quindi neanche lo posso inserire all'interno, me ne devo comprare un altro. Continuando a parlare della cipria, utilizzata con questo tipo di piumino, quindi vellutato, soffice, riesco a fare un po' di baking, io non lo faccio quasi mai, però abbondo leggermente con la cipria dove ho messo il correttore sotto le occhiaie, intorno al naso, per evitare che mi coli, perché con il pennello largo ovviamente non riesco a fissare benissimo questa zona e questa zona, quindi uso il piumino. Per il resto è perfetta, costa anche un bel po', però è un'ottima cipria assolutamente, grazie alla mia amica che mi ha chiesto di adottarla. Io sono così fiera di adottare, sono un'adottatrice.
Continuando a parlare del piumino di cui vi stavo parlando prima, la confezione lo chiama spugnatrucco, un semplice piumino per cipria. È grande per lo scopo per il quale io l'ho acquistato, però ora è abbastanza sporco. Non l'ho lavato dopo l'ultimo utilizzo, però lo tengo abbastanza sempre ben pulito per evitare che mi si accumulino dei microbi, eccetera. Si asciuga rapidamente, quindi è subito utilizzabile, anche se mi dovessi truccare, tipo lavarlo e poi domani mattina ritruccarmi tutto a posto. Non l'ho fatto l'ultima volta perché mi scocciavo, sinceramente. Poi non faccio la base completa tutti i giorni, quindi mi posso permettere di lavarlo in ritardo rispetto all'utilizzo. Comunque, si asciuga rapidamente, fissa benissimo la cipria di MAC. È grande per lo scopo per cui l'ho utilizzato, mi piace quando devo metterlo qui sotto gli occhi, piegarlo in questo modo, quindi mi viene facile fare questo lavoro e questo. È utilizzabile anche per piccoli ritocchi, per amalgamare bene la cipria, quando non uso il pennellone, per amalgamare bene la cipria, mi sto trovando benissimo. Ultimo prodotto di cui voglio parlare, in ogni caso ne devo comprare una più piccolina. L'ultimo prodotto di cui voglio parlare è un prodotto di detersione, è della Kiko, è della linea Pure Clean Form, è una mousse detergente per pelli da normale a miste. Allora, in italiano, mousse detergente viso purificante, risciacquare dopo l'uso. Non so se si vede, io in controluce lo vedo, è liquidosa all'interno, ed ha 150 ml, ha questo tipo di erogatore, quando lo si spruzza esce proprio una mousse molto delicata. Io normalmente non faccio mai l'intera pushata perché laverei il mio viso, quello della mia cagnetta, quello di mia sorella, di mia mamma, di mia nonna. Di solito faccio una mezza pushatina e mi deterge benissimo il viso, la mattina toglie l'eccesso di sebo che si accumula durante la notte, la sera mi deterge perfettamente dalle impurità che si sono accumulate sul mio viso durante l'intera giornata. La sera lo combino con l'ovettino che ho comprato da Tiger, vi lascio la recensione giù nell'info box, che ha dei dentini che mi aiutano a fare un leggero scrub e a continuare a purificare il mio viso. La mattina no, non lo faccio. Lo accompagno sempre con una spruzzatina di acqua termale. In questo periodo sto utilizzando quella di... Oddio, recensione giù nell'info box, non mi ricordo i nomi in questo momento. L'ho utilizzato anche come... Ho provato a utilizzarlo anche come struccante viso quando faccio la base completa, non mi è dispiaciuto, però dopo ci ho dovuto comunque passare la salvietta struccante per eliminare del tutto i residui di fondotinta eccetera che avevo sul viso, quindi ottimo come detergente, né come struccante. Ok. Recensioni per il momento, le recensioni per il momento finiscono qua. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!